La distanza fisica insieme alla mascherina sono le due prescrizioni inderogabili per evitare il contagio da Covid-19, comportamenti che diventano difficili da attuare nei centri diurni per disabili. Problemi che dovranno essere affrontati entro il 18 di maggio, data indicata per la riapertura dei centri diurni. I problemi principali sono sicuramente legati alle ultime disposizioni doverose per la sicurezza e per l'emergenza sanitaria, ma che potrebbero rendere difficile o comunque estremamente difficoltoso il servizio alla persona rispetto a certe tipologie di disabilità, ecco, in cui proprio per il rapporto e l'approccio, il contenimento fisico o anche semplicemente il contatto è un elemento imprescindibile, insomma, del servizio. La chiusura, inevitabilmente, ha creato situazioni difficili da gestire per le famiglie. Genitori, a volte appunto anche anziani, che vivono in casa ormai da 2 mesi con ragazzi, figli, in condizioni drammatiche. L'altro problema che sembra di difficile soluzione è quello legato ai trasporti. Le persone trasportabili sui mezzi di trasporto dovranno essere necessariamente molte meno di quelle che nell'ordinario potevano essere trasportate. Quindi soprattutto le associazioni preposte a questo servizio stanno lavorando per trovare delle modalità che consentano in sicurezza questo trasporto, facendo ovviamente però uno sforzo organizzativo molto importante perché questa situazione implicherà per forza di cose anche un maggior numero di viaggi, un numero consistente di viaggi in più nell'intero arco della giornata.